Fabio Matis presenta We Are The Net. Siamo tutti connessi. Una torcia luminosa nelle caverne digital ad illuminare il viaggio alla ricerca di nuove forme di vita. Cari amici nettiani, bentornati, bentornati. Oggi voglio commentare una notizia che ho letto nelle scorse settimane. C'era sia su Millionaire che su forse il blog di Beppe Grillo, una roba del genere. E parla del fondatore di LinkedIn, ovvero Reid Hoffman, o Reid, non so come si legge. Il fondatore di LinkedIn, che prevede che l'orario di lavoro tradizionale dalle 9 alle 17, beato chi fa 9 e 17 comunque, diventerà obsoleto entro il 2034. Mi sembrava una bella notizia e spiego anche subito il perché. Una bella notizia perché io sono convinto già da tanti anni che il fatto di stare tutto il giorno a lavorare seduti su una scrivania senza muoversi e pensare tutto il giorno a quello che si deve fare, io lo trovo quantomeno anacronistico. Perché? Perché se tu ragioni più che altro per obiettivi, tu ci puoi mettere il tempo che vuoi metterci. E arrivi a, secondo me, sei più invogliato a finire le cose prima, arrivare a un risultato, certo un po' performance, però senza esagerare. Difatti io non concepisco il lavoro dipendente per com'è, e io immagino un mondo dove abbiamo tutti quanti la partita IVA. Ma è vero anche che negli anni mi sono ammorbidito su questa posizione, perché non tutti sono in grado di sostenere un lavoro a partita IVA. Comunque, che cosa ci dice il fondatore di LinkedIn? Ci dice che la tecnologia, come intelligenza artificiale, machine learning, robotica, sta automatizzando molte attività lavorative, consentendo maggiore flessibilità. Si parte da questo punto. Punto secondo, la pandemia di Covid-19 ha accelerato il passaggio al lavoro da remoto, evidenziando benefici e flessibilità. L'abbiamo visto tutti quanti, ovvero durante la pandemia c'è stato un sacco di persone che sono cominciato a lavorare in smart working. Alleluia, io sono in smart working dal 2004 praticamente. Molti non sono neanche più tornati al lavoro, molti hanno avuto più lavoro flessibile, e si può fare. Io lavoro con un'agenzia di comunicazione, non sono tutti i giorni lì, ma ci sono due giorni a settimana, poi mi gestisco i lavori miei, eccetera, per cui si può fare questa cosa, si può fare. Pandemia, non pandemia, questa cosa sarebbe arrivata. Diciamo che la pandemia ha accelerato forse questo passaggio. Altro punto che ha toccato Hoffman: le nuove generazioni di lavoratori danno importanza all'equilibrio tra vita lavorativa e privata, preferendo maggiore autonomia, e sono d'accordissimo su questi punti. La flessibilità può aumentare la produttività, migliorare e il benessere. La flessibilità può aumentare la produttività e migliorare il benessere dei dipendenti. Questo, sì e no, ho visto. Allora, io sono contento di andare due volte in ufficio per vedere esseri umani ogni tanto, perché il grosso del mio lavoro è con persone, è virtuale, per cui il fatto di poter vedere delle persone vere, non dico toccarle, che magari non sono felici, ma comunque delle persone vere, non è male, devo dire la verità. E un colloquio a quattro occhi funziona molto più di mille chat o call. Comunque, le aziende devono investire in tecnologie adeguate e sviluppare nuove modalità di gestione per supportare il lavoro flessibile. Questo può essere, e questi sono i punti che di cui ha parlato Hoffman.
secondo me il lavoro sarà sempre più remoto, da remoto. Sì, ci sarà la tecnologia, ma io sono anche convinto che la tecnologia non possa fare a meno dell'aspetto umano, cioè noi siamo esseri sociali e quindi, guarda un po' che parola ti uso, ci vuole comunque un equilibrio anche in questo caso. Perché? Perché i progetti hanno bisogno di essere sviluppati, hai bisogno di vedere. Io ti parlo, io sono da un cliente per esempio e gli parlo di un progetto e questo progetto lui al telefono, anzi suona al telefono, mi dice ti piace, mi piace, facciamo, andiamo avanti. Poi vado a parlare dal vivo e vedo le facce che fa, sento l'energia che scorre tra noi due e mi rendo conto che magari il progetto non gli piace. Oppure il contrario, vedo proprio che si illumina. Vai avanti, proviamoci. Sì, è fondamentale questa roba qua, è fondamentale perché c'è questo scambio di energia che non è scientifica questa roba qua, però io la vedo abbastanza, la sento sulla mia pelle. Bene, che ne pensi? Come sarà il lavoro del futuro? Intanto il buon Hoffman ha venduto, lui ha inventato LinkedIn e poi l'ha venduto a Microsoft un paio di anni fa, e quindi credo che si sia fatta una discreta sommetta. Se questi argomenti e altri argomenti simili ti piacciono, qua su We Are The Net noi parliamo di società, cultura, filosofie, tecnologie, digital marketing, perché è il mio lavoro, e anche ogni tanto di spiritualità. Siamo tutti connessi perché We Are The Net unisce i puntini. Spero che vi piaccia anche in queste settimane. Avete sentito che sto uscendo con regolarità perché ci sono tante cose da dire, tante cose da parlare, e magari un giorno potrebbe diventare anche una vera e propria radio We Are The Net. Potete seguirmi anche su Telegram, rimetto le puntate, basta fare play e le ascoltate. Su YouTube stessa storia, ci sono le varie puntate, oppure su tutte le piattaforme di podcast. L'altro giorno ho fatto la puntata su quale piattaforme funzionano meglio, decidete voi. Io ho fatto una top 10, ma è assolutamente personale. Un saluto da Fabio e ci sentiamo domani mattina alle 7, puntuali.